Consumatori e io personalmente mi sono impegnato in questi ultimi 10 anni dei concetti di carattere giuridico in alcuni atti. E sono stati posti in essere alcuni atti nei confronti degli organi della Comunità Europea in cui sono state individuate le norme comunitarie che gli organi comunitari hanno violato. La storia è abbastanza lunga, adesso io vi dirò questo, che la Comunità Europea, al lato di quello che ha detto il professore dal punto di vista economico, che è giustissimo, dal punto di vista giuridico, ecco, le istituzioni finanziarie sono riuscite, tramite la Comunità Europea, grazie alla distinzione che non c'è più tra diritto pubblico e diritto privato, a far diventare un ente che si finge pubblico, che emette provvedimenti pubblici, cioè la Comunità Europea, però non gestito a favore dei cittadini, ma un ente gestito dai privati. Questa rivoluzione di carattere giuridico noi la dobbiamo sovvertire. E praticamente occorre fare tutta una serie di atti di carattere giuridico, perché qualsiasi movimento, come quello del CD Gianni, qualsiasi anche decisione come quella che ha detto tutti, va accompagnata da alcune norme. Vi dico una cosa, la nostra Costituzione potrebbe sì costituire l'oggetto di un qualche cosa, un testo valido, perché effettivamente è un mirabile esempio tra varie culture e varie posizioni, anche politiche. Però purtroppo che cosa ha fatto la magistratura all'inizio degli anni 50? Che sono io? Ha individuato silenzio. Le norme percettive e le norme programmatiche. Quelle percettive come quelle di carattere tributario si devono per forza o si è obbligata a seguire. Quelle programmatiche che sono a favore dei cittadini, il costituente aveva soltanto la volontà di fare un indirizzo, c'è bisogno di un'altra norma. Questa distinzione tra norme programmatiche, norme percettive, c'è anche a livello comunitario, e questo è la prima barriera che dobbiamo superare. Occorre non enorme norme, occorre un nuovo diritto, un diritto intersociale, che io personalmente scriverò e mi metterò a disposizione di coloro che me lo chiederanno, perché non voglio fare niente, voglio solo dare dei concetti giuridici perché sono preparato per quello. Avvocato, vuole terminare ancora? Bisogna altri 5 minuti? Posso chiedere extra time o vuole terminare qui? Allora, chiediamo l'extra time all'avvocato. A favore? Perfetto, continuiamo, grazie. Questo diritto intersociale dovrà porre delle norme obiettive che tutelino la classe praticamente non governante, che mettono in condizione praticamente il cittadino di essere effettivamente tutelato, perché il nostro ordinamento giuridico non consente questo. È vero che fino agli anni 80 c'era un equilibrio che consentiva praticamente un bilanciamento tra forze. Dopodiché, probabilmente, come spiegherà bene il professore, con la globalizzazione tutto questo si è modificato e praticamente ci vogliono norme nuove, norme che disciplinano la possibilità dei cittadini di avere una loro sovranità anche di carattere economico, perché le istituzioni non nazionali non possono perseguire l'obiettivo di tutelare il cittadino degli stati membri della Comunità Europea o degli stati di qualsiasi nazione al mondo. Per cui occorrono delle norme su tutti i campi dal punto di vista giuridico che regolino i rapporti delle istituzioni finanziarie e le limitano, e che regolino i rapporti tra cittadino e governo in maniera tale che non si possa verificare quello che è successo oggi col passare degli anni, sempre di più, sempre diminuzione del potere al cittadino, sempre diminuzione dei diritti, senza che nessuno diceva niente, e cominciamo con le tasse e poi con le altre imposte e poi con le richieste di carattere diciamo sociale e poi con le bollette. È tutto così. Oggi noi abbiamo, faccio una leggera digressione, le bollette, per esempio, io pago
dell'errore, vado davanti all'autorità garante, ma l'autorità garante mica dice all'ente somministratore di ridarmi il gas, no, chiede solo documenti. Occorre un nuovo diritto, il diritto intersociale, perché qualsiasi organizzazione, anche se è seria, anche se è gestita bene, ha bisogno di questo diritto. E concludo dicendo, qui però, anche tra questi qui ci deve un capo, ci deve stare, perché forse sarà uno che soltanto dal punto di vista sarà qualcosa di più di un portavoce, ma ci deve stare, perché certe decisioni si devono prendere anche a fuori. Ma c'è il professore, chi meglio del professore potrebbe gestire tutte queste questioni di carattere? Non capo in senso, e lei professore è talmente elevato. Allora manca un minuto, poi farò una domanda a tutto il capo, c'è bisogno, è solo il portavoce, non si combina mai. Va bene, no, io quello che volevo dire l'ho detto, perché effettivamente c'è qualcuno che ha la lucidità del professore, che ha la capacità di capire quella cosa dal punto di vista. Ah, ok, sì, siamo scaduti. Ci stanno, ma non sono così morali, non allora, sono così seri. Scusa, grazie a lei. Allora. Teniamo anche quello che deve